portiamo in piazza oggi il disagio profondo che abbiamo incontrato in queste settimane nelle decine di assemblee fatte in tutti i posti della nostra provincia, da Penne a Montesilvano, a Popoli, a Cepacatti, a Pescara, dove nasce e dove emerge questa difficoltà, soprattutto delle persone più fragili, degli anziani, delle persone più deboli, ad affrontare il rapporto col sistema sociosanitario. Aumenta la quota delle famiglie che si impoveriscono per le spese sanitarie private, e si riduce la possibilità di accedere in maniera normale, veloce, ai servizi, e nello stesso tempo chiaramente si fanno operazioni come quella che si vuol fare a Pescara di continuare a distribuire soldi alle strutture private per risolvere o per affrontare anche temporaneamente il problema delle liste d'attesa. Quindi noi abbiamo questa condizione, abbiamo una riduzione e un declassamento degli ospedali di Penne e Popoli che avrebbero dovuto portare alternative sul territorio, case della salute, ambulatori, H24, servizi più efficienti, invece ha portato solo risparmio per le casse della regione, disagio per gli utenti, soprattutto nelle aree più disagiate, e disagio per gli stessi lavoratori della sanità. Non c'è nulla sulla medicina territoriale e oggi si vuole continuare a fare, a discutere dei grandi ospedali, dei project financing, investendo decine di milioni quando non si investe una lira su quella della medicina territoriale. Questa situazione per noi è insostenibile. È insostenibile la vita di queste persone, è insostenibile la vita delle persone più fragili. Noi dobbiamo cambiare rotta e vogliamo dirlo oggi, lo diremo domani, lo diremo a chi verrà dopo questa amministrazione. Per noi il livello di risposta che si dà alle persone più fragili, alle aree più deboli, alla salute delle persone è la cartina al tornasole per decidere se una società civile è moderna o se è una società che guarda al degrado e all'arretratezza. Oggi qui a Pescara c'è il primo cittadino di Popoli, voi siete preoccupati per le sorti del vostro ospedale, per questo ridimensionamento di cui tanto si parla? Beh, la preoccupazione non è una preoccupazione di questi giorni, ma una preoccupazione di anni. Noi a Popoli, solo grazie all'emendamento Castrigone dello scorso anno, abbiamo mantenuto quello che avevamo, altrimenti il ridimensionamento a piccoli passi va avanti, e noi ormai sono anni che ribadiamo con assoluta fermezza il non essere d'accordo su nulla sulle politiche sanitarie che la Regione sta portando avanti e che penalizzano fortemente soprattutto le zone del centro Abruzzo.